life I never knew what lies ahead. Ciao a tutti, vorrei iniziare questo video facendo due premesse. Punto primo, non sono un medico, ma un semplice appassionato di mountain bike. Punto secondo, non voglio creare assolutamente nessun allarmismo, ma solo mettervi a conoscenza di uno dei tanti e svariati problemi che potrebbero capitare a noi che amiamo fare escursioni in montagna. Come molti di voi sanno, lo scopo del mio canale è quello di condividere con voi le mie esperienze, belle o brutte che siano. E dato che sono incappato in questa fastidiosa cosa, mi sembrava giusto mettervi in guardia su determinati aspetti. Le informazioni che riporterò in questo video sono quelle che mi sono state date dal medico che mi ha rimosso il parassita, più la lettura di vari articoli che ho trovato in rete. I link relativi ve li metterò in descrizione. Il giorno dopo un'escursione in bici praticata su un percorso molto isolato di cui ho fatto anche un video, il link lo trovate qui sopra, ho iniziato a sentire sul fianco, all'altezza della cintura, un fastidio simile a un pelo incarnito o un brufolo infiammato. Esaminando la zona, con mia grande sorpresa, ho trovato una zecca piccolissima, non più grande di 2 mm. La cosiddetta zecca dura o zecca del bosco la si contrae prevalentemente in bosco al di sotto dei 1200 metri di quota su sentieri poco frequentati. Si appostano all'estremità dei fili d'erba o dei cespugli, aspettando il passaggio di qualche animale, ma non disdegnano anche l'uomo. Non saltano né volano, ma aspettano l'ospite a braccia aperte. Le zecche escono dal letargo nel periodo che va orientativamente da fine marzo fino ai primi di ottobre e sono realmente pericolose per l'uomo solo se infette. Ripeto, solo se sono infette. Per diventare infette devono entrare in contatto con il sangue di un animale infetto, tipo un topolino, un uccello, un daino, e si stima che solo l'1% delle zecche siano infette. La zecca, se infetta, può trasmettere principalmente due malattie. La prima è il morbo di Lyme o borreliosi, un'infezione batterica guaribile con un trattamento antibiotico, non esiste un vaccino. La seconda invece è la TBE o encefalite da zecca, che è un virus ed esiste un vaccino. Il morbo di Lyme o borreliosi è un'infezione batterica. Normalmente il primo sintomo dell'infezione è la comparsa entro 30 giorni di un eritema a forma di bersaglio. L'eruzione cutanea è spesso accompagnata da spossatezza, mal di testa, dolori muscolari e febbre debole. Se diagnosticata precocemente, la borreliosi non è di per sé molto pericolosa, basterà un ciclo di antibiotici per debellarla. Diversamente, se l'infezione non viene bloccata tempestivamente, può provocare in un secondo stadio anche artrosi alle ginocchia e dolori reumatici. La seconda malattia è la TBE o encefalite da zecca ed è sicuramente più pericolosa, è di origine virale e colpisce il sistema nervoso centrale. La TBE è presente con alcuni focolai nei paesi dell'Europa centro-orientale. I sintomi della TBE sembrano essere piuttosto atipici perché nei bambini si manifesta in modo più lieve rispetto agli adulti, dove invece si manifesta con febbre altissima e intensa cefalea. Come detto in apertura, con questo video non voglio creare nessun allarmismo, infatti come vedete dal grafico in alto a sinistra, i casi di TBE dal 2001 al 2010 sono stati solo 159 in Italia. Io vivendo in Svizzera ho una statistica diversa da quella italiana e i casi di TBE sono molto più frequenti. Attualmente non esiste ancora una cura specifica per questa malattia. Fortunatamente però la TBE colpisce un numero minore di soggetti rispetto al morbo di Lyme, e per quelli particolarmente a rischio come boscaioli, pastori, guardie forestali e perché no anche mountain biker, vi è la possibilità di vaccinarsi. Essendo un mountain biker ed abitando in una zona altamente a rischio, cioè nell'Europa centrale, ho deciso di assumere il vaccino. Il morso della zecca non è doloroso, proprio per questo è molto difficile accorgersi della sua presenza. Come detto, io mi sono accorto dopo circa 24 ore e solo perché sentivo un fastidio simile a un pelo incarnito. Individuata la zecca, bisogna rimuovere il prima possibile. Il mio consiglio è quello di andare da un medico, in modo che, oltre a seguirne la rimozione, può consigliarvi la giusta profilassi e il monitoraggio della puntura per i giorni successivi. Se non avete la possibilità di contattare un medico, la zecca andrebbe rimossa con delle apposite pinzette acquistabili in farmacia. Evitate di toglierla con le unghie. La zecca va presa alla base il più vicino possibile al rostro, che è il piccolo uncino con il quale la zecca rimane attaccata alla pelle, ed estraetela delicatamente con pazienza fino a quando si staccherà. Se dopo la rimozione il rostro dovesse rimanere dentro la cute, dopo qualche giorno verrà espulso naturalmente, così come succede con una spina o una scheggia di legno. Dopo l'estrazione, lavate e disinfettate accuratamente la zona colpita e tenetela sotto controllo per almeno 30-40 giorni. Per rimuoverla, non applicate assolutamente sulla cute oli, vaseline, alcol, benzina o altre sostanze,
Così facendo, infatti, il parassita, sentendosi soffocare, rigurgiterà ancora di più nel vostro sangue dei liquidi che possono causare la malattia. Per difendersi dalle zecche, la cosa migliore è la prevenzione. L'habitat ideale sono sentieri poco frequentati e pieni d'erba, situati in collina e bassa montagna, nel periodo primaverile ed estivo. Quindi, se l'escursione che andrete a fare sarà in zone simili, cercate, se potete, di evitare i pantaloncini corti, cosa che per noi mountain biker è un po' difficile. Al ritorno di ogni escursione sarebbe preferibile spazzolare gli indumenti prima di portarli dentro le abitazioni. Ispezionate anche il proprio corpo, soprattutto le parti molli, ascelle, inguine, parte interna del ginocchio, collo e ombelico. Esistono degli spray anti-zecca, ma sembra che molti di essi siano nocivi alla salute e non assicurino protezione assoluta. Per concludere, vorrei sottolineare che lo scopo di questo video non era quello di creare allarmismo. A distanza di 5 settimane dalla rimozione del parassita non ho avuto nessun problema, se non un leggero prurito simile a una puntura di zanzara. E con questo è tutto, sperando non dobbiate mai incappare in questo fastidioso problema, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!